Alcuni gesti sono preziosi, ma per quanto riguarda l'energia, continuiamo a compiere gli stessi errori da ormai troppo tempo, cullandoci nell'illusione che l'energia sia inesauribile e a buon mercato. Abbiamo avuto torto. Dobbiamo ripensare al nostro modo di agire, riprogettare il nostro futuro, da subito. Per l'Europa si tratta di un dovere, una priorità e un'opportunità. Il Piano d'Azione Europeo per l'Efficienza Energetica pone le fondamenta necessarie per raccogliere questa sfida. Guardando avanti fino al 2020, il piano prevede un aumento del 20% nell'impiego di energia rinnovabile e una riduzione del 20% nelle nostre emissioni di gas a effetto serra e nei nostri consumi energetici. L'obiettivo è chiaro: risparmiare. Dobbiamo consumare meno e consumare meglio. Le case con consumo di energia praticamente a zero calano i principi di efficienza energetica a livello di una casa privata. Dobbiamo arrivare a ridurre l'importo della nostra bolletta senza per questo rinunciare al nostro benessere. Le case di questo tipo possono arrivare a risparmiare l'85% di energia rispetto a una casa tradizionale. Costruire con un occhio all'efficienza energetica è una scelta razionale, all'insegna del risparmio e rispettosa dell'ambiente. È un'opzione realistica e un'azione concreta. Qui tutto viene fatto in funzione di un uso ottimizzato dell'energia. Naturalmente, questo comporta degli investimenti, ma con un ritorno in tempi brevi. In un futuro non troppo distante, dei contatori intelligenti analizzeranno i nostri consumi e ci aiuteranno a modificare di conseguenza le nostre abitudini energetiche. L'Europa si è impegnata a promuovere l'efficienza energetica degli edifici. Per gli edifici esistenti, l'UE ha creato un certificato di efficienza energetica. D'ora in avanti, per vendere o affittare un ufficio o un'abitazione, sarà necessario ottenere questo certificato. A partire dal 2020, inoltre, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a consumo energetico quasi zero. Dando uno sguardo al mondo imprenditoriale, una società come la OCAS ArcelorMittal ha individuato un modo per rinnovare completamente la propria matrice energetica. Tutto ha avuto inizio con la stipula di un contratto di efficienza energetica con una società fornitrice di servizi energetici. Il risultato finale è stato un risparmio del 21% nella bolletta energetica. Dopo aver condotto un audit energetico, questa birreria è riuscita a migliorare la propria produttività effettiva. Un controllo più accurato dei nuovi serbatoi dell'acqua calda e dell'acqua fredda e dei tini di fermentazione contribuisce a un risparmio di energia pari al 30%. Un buon esempio che altre piccole e medie imprese potranno seguire. Pensare all'energia non significa solo pensare ai risparmi, ma anche alla competitività e all'occupazione. Da qui al 2020, il risparmio energetico avrà generato posti di lavoro per 2 milioni di cittadini europei. Nuove professioni, nuovi modi di lavorare. Talvolta può trattarsi di azioni molto semplici, ma che fanno la differenza tra spreco ed efficienza. Questi nuovi approcci sono destinati a divenire la nostra realtà quotidiana. L'industria automobilistica sta già producendo gomme a basso consumo di carburante, motori meno voraci e più puliti. Ogni giorno nuove lavastoviglie o nuovi frigoriferi ottengono l'etichetta energetica di classe A+. I produttori sono al lavoro per fare in modo che altri prodotti elettrici arrivino a conseguire questa etichetta. Questo avviene perché il consumo energetico è divenuto un altro fattore che influenza le scelte di acquisto. Quella dell'efficienza energetica è una causa che abbiamo il dovere di promuovere. Ciò non significa dover rinunciare a vivere o a produrre, ma prendere coscienza del mondo in cui attualmente viviamo. I modi in cui facciamo alcune cose ci definiscono. Alcuni gesti preservano ciò che è prezioso. Possiamo scegliere.